Ragazzi, bonjour, bonjour. Sto andando dal parrucchiere. Se vi faccio vedere il mio occhio sinistro vi viene un mezzo infarto, guardate che roba. Mi sono svegliata oggi con l'occhio rossissimo e non riuscivo nemmeno ad aprirlo. Sono andata subito in farmacia, praticamente poi ho chiamato il medico eccetera eccetera. Mi hanno detto che è un'infezione batterica e mi hanno dato delle goccine. Se non mi passa entro 2 giorni dovrò tornare dal medico e farmi dare anche il cortisone. Che sfiga è! Comunque, adesso sì, sto andando dal parrucchiere. In realtà è un parrucchiere dove non sono mai stata. E non, cioè, ci vado solo per questa volta e non vado da Goran questa volta, perché lui non fa la cheratina ma fa gli aminoacidi. Io volevo assolutamente fare la cheratina questa volta. Quindi ho trovato questo parrucchiere, ma ci vado solo stavolta perché in realtà, come sapete, ho ordinato la cheratina in dogana, cioè in dogana dal Brasile, sto arrivando quella originale, sto aspettando che mi arrivi in realtà. Quindi, visto che me l'hanno bloccata in dogana, sto andando a fare il trattamento per una volta, ma poi lo farò io a casa. Comunque vi faccio vedere l'outfit, che tirano sopra le macchine. In realtà molto semplice, ho i jeans neri di Asos, le scarpe, scarponcini di Asos, e poi questo maglione, questo l'ho preso invece credo da Max Mara se non sbaglio, cappotto Stella McCartney, borsetta Givenchy. Ah, e gli occhiali, mi avete chiesto in tantissimi dove li ho presi questi occhiali, e sono di Gucci ragazzi, però della collezione dell'anno scorso, quindi non so se li trovate ancora. Finalmente ragazzi, finalmente la cheratina. Finalmente abbiamo messo la cheratina. Happy. Ragazzi, ho fatto la cheratina, sono troppo 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 felice. In realtà, appunto, volevo farla da sola, ma credo che la dogana ci metta ancora almeno un paio di settimane. Anche perché mi hanno detto di rimandare i documenti, perché dovevo cambiare delle cose qua. Quindi prevedo che sarà ancora lunga e dovevo assolutamente fare qualcosa perché avevo i capelli secchissimi e appunto volevo assolutamente tornare a fare la cheratina, perché niente funziona come la cheratina, almeno sui miei capelli. E l'ho lasciata su, tra l'altro non me la faccio mai risciacquare perché appunto preferisco lasciarla su in modo che si assorba proprio al massimo, e quindi la lascerò su almeno un paio di giorni, o se non usciamo questo weekend la lascio anche tutto il weekend su, perché non così agisce per bene. E adesso niente, altre commissioni molto fighe, molto fashion, una bella posta e poi a mandare appunto dei fax, niente di interessante. Però oggi, con l'occhio che mi ritrovo, davvero non sarebbe stato possibile filmare un video normale nel mio studio, e quindi vi faccio un vlog giornaliero e vi porto un po' con me, vi faccio un po' di compagnia mentre vado in giro. Tra l'altro oggi c'è questa giornata di sole che è una meraviglia, perché ragazzi non c'è una nuvola, guardate che roba, guardate che roba, è bellissimo, bellissimo, sta arrivando la primavera e siamo di nuovo qui alla posta. Oggi la vedete di giorno se non altro. Oh, let's go. Cosa c'è, signor Girl Never? Siamo tornati, anzi sono tornata a casa, sì, da Gatto Denver. Oddio, Gatto Denver. Ma quanto sei piccolo, carino, tutto bianco. Sei tutto bianco e un poco arancione. Sì, sono io, carino, tutto bianco e un poco arancione. Guardate ragazzi che belli questi due quadri che mi sono arrivati da disegno. Mi piace molto sia la cornice che la stampa, secondo me ci stanno molto molto bene qua con i colori che abbiamo in corridoio, con la pianta che è viva perché è finta, ragazzi. non mi è uscito il pollice verde per miracolo, è finta, però secondo me ci stanno molto bene. Io però non sto molto bene perché mi dà un sacco fastidio l'occhio, questo congiuntivite, mio Dio, mi faccio impressione da sola praticamente. L'altro occhio è a posto, però, quindi mi filmo praticamente così da questa parte. E mi è arrivato, mentre ero via, me l'ha ritirato Tomas, è arrivato un nuovo pacchetto da Benefit.
Happy brow year. The Benefit Team wishes you a happy brow year 2018. E ci sono alcuni prodottini all'interno. Sì, ma non vi faccio vedere di che cosa si tratta, perché lo vedrete nel prossimo video spacchettamento, in cui vi farò vedere tutti gli ultimi arrivi delle aziende, insomma. E non vedo l'ora di filmarlo, perché ho tantissime tantissime cosine da farvi vedere. Vedrete, vedrete, non vi anticipo altro. E guardate, mi sono cambiata e guardate che maglietta ho messo. Sì, quella dei mini pony. Quanto le adoro, è bellissima. Beh, è molto larga e quindi è molto comoda per casa, però è troppo carina secondo me. Sì, e poi è rosa, meglio. Ah sì, ecco, devo filmarmi da questa parte, ricordiamoci. E poi è rosa. Non posso filmare tutto il video così, dai, cioè è osceno, mio Dio, che poi quando sono andata in giro tipo alla posta mi guardavano tutti malissimo, perché sembra che io mi sia preso un pugno, sinceramente, e quindi ero lì che non sapevo se dire, no, veramente ho la congiuntivite, non mi deve guardare pensando che mi è successo chissà che, però, perché prima avevo gli occhiali da sole, poi quando il sole è iniziato ad andare giù mi sono detta, beh, non posso girare con gli occhiali da sole che fuori è praticamente buio. Mio Dio, speriamo passi presto, dovrebbe, mi hanno detto che un paio di giorni dovrebbe già essere molto molto meglio, però mi sa che devo mettere l'antibiotico, sono queste goccine, mi hanno dato Tobral, Tobral, e sono goccine antibiotiche, mi sembra per 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, roba del genere, mi sono scritta tutto comunque, e sì... Volevo farvi vedere anche meglio il risultato della cheratina, anche se ovviamente questo non è il risultato finale, perché qui io appunto ho voluto lasciare la cheratina sui capelli in modo da farla assorbire meglio, e più si lascia su meglio è, anche ad Amsterdam lo facevo sempre, non li lavavo mai subito, quindi questi sono un pochino pesanti appunto perché hanno ancora la cheratina addosso. Però li laverò, dipende se usciamo oppure no, se usciamo naturalmente li lavo domani, no, perché li hanno lavati oggi, quindi dopodomani, altrimenti se riesco aspetto ancora un po'. Però sono super 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 contenta, e da quando mi arriverà la cheratina, quella che ho ordinato e che sta ancora in dogana, quando mi arriva poi invece lo farò da sola, perché sinceramente, ed è anche un consiglio che voglio dare a voi, anzi no, sinceramente io avevo pensato di provare a farlo da sola, a farvi vedere come si fa, anche per farvi risparmiare, perché questo trattamento costa, penso che sia il più caro da fare dal parrucchiere, se non uno dei più cari, se non il più caro, e... Però alla fin fine volevo raccontarvi la mia esperienza dall'ordine fino al trattamento e tutto, solo che io sto avendo grossi problemi appunto con la dogana, quindi forse conviene sì comprarlo online, anzi sicuramente conviene comprarlo online e farla da soli, però è meglio comprarla possibilmente da siti secondo me europei, dell'Unione Europea, in modo da non avere poi il problema della dogana, altri dazi doganali da pagare eccetera eccetera, anche perché devi andare alla posta a pagare il bollettino, devi mandargli il fax, se c'è un problema devi ritornare a rimandare il fax, quindi è anche un dispendio oltre di soldi anche di tempo, quindi comunque ve la farò vedere in un video quando mi arriverà, e la farò da sola tra 2-3 mesetti, vi farò vedere il procedimento e cercherò di trovare qualche sito però europeo da consigliarvi, perché purtroppo io dal Brasile... ho avuto veramente grosse grosse difficoltà, e credo che dopo varie email e varie telefonate credo di aver smosso un po' le cose, perché adesso mi rispondono in un giorno, mentre prima non era fatto così, 2 settimane non ho saputo nulla, poi appunto mi sono detto ok, mandiamo 500 email e forse ha servito, oppure forse questi erano i tempi, non lo so, sinceramente non lo so. Comunque adesso vado a lanciarmi sul divano, a mettermi comodo, anche perché ho un mal di testa terribile, quindi spero proprio che mi passi. Ci sono periodi in cui ho mal di testa molto spesso, periodi in cui non ce l'ho per un sacco di tempo, quindi non so, sinceramente. Ah, che giornata, ma perché ogni volta che filmo i vlog o sto male o ho mal di gola, oggi io, cioè io veramente non lo so, andremo tutti a Lourdes, ragazzi, organizzo io un bel pellegrinaggio, andiamo, non sto scherzando. Comunque mi hanno dato anche questo, lo faccio vedere subito. Mi hanno dato anche questo dal parrucchiere e mi hanno detto di usarlo per risciacquare
per risciacquare, cioè mi hanno detto di usarlo non per risciacquare, che quando lavo i capelli prima devo solo risciacquarli e fare un impacco con questo e dopodiché posso lavarli, possibilmente un giorno dopo. C'è Pupetto che sta grattando il parmigiano. Ciao Pupetto. Sto finendo, no? Stai finendo, sì, non so come hai fatto perché era durissimo, lo siamo dimenticato in frigo e così oggi lo finiamo. E Tomas ci preparerà una pasta asciutta che mi prepara molto spesso quando ho voglia di pasta e di formaggio. E della pasta, ne abbiamo già parlato di questa pasta, quindi la conoscete. Nel frattempo stiamo preparando le penne. In realtà Tomas dice che ideale sarebbero le pennette lisce. Queste invece sono penne rigate, però ce la faremo bastare, già è tanto che avevamo le penne. La pasta sarà pronta secondo me tra un 5 minuti. Raccontaci cosa stai facendo, vai. Sto girando un po' la pasta in questa pentola con un fuoco, con un fuocarello sotto. Perché basso, fuoco basso. Fuoco basso, perché questo formaggio che sta dentro adesso, questo parmigiano, deve un po' sciogliersi. Ok. E questo è il risultato finale, molto veloce, molto rapida, ma quando non abbiamo tanta fantasia la facciamo. E mezza mozzarella ad ognuno. Qui procede tutto come al solito. Stiamo guardando Sherlock Holmes, Mr. Holmes e il mistero del caso irrisolto. Mi piace tanto Sherlock Holmes, ma questo film non l'avevo mai visto. Procede tutto come al solito, anche nel senso che la gatta sta sul suo cuscino preferito, Audrey, la tastellina, niente. Ti piace allora, Sherlock Holmes? Di suonare l'armonica e di prendere lezioni. Sì, non è male. La sua insegna. Ti fa schifo. Cosa? Ti fa schifo? No, buono. È la prima volta che lo vedo io. Anch'io. Di solito Sherlock Holmes mi piace tanto. Ti ho detto che di solito l'hai visto tu. Sì, ma questo no. Io non ho mai visto uno invece. Non hai mai visto un film di Sherlock Holmes? No. Beh, no. Oggi ti rifai per fortuna. Io non l'ho mai visto. Guardo solo film di Stallone. Eccola! non solo. Per fortuna oggi un film di Stallone non c'è. Non c'è, per fortuna. Per fortuna mi hanno graziato oggi praticamente e ho avuto... Perché se no li guardo tutti. Ah, ecco. Cioè io non posso neanche scegliere, non ho scelta. Quindi per fortuna oggi non c'è Chuck Norris, non c'è Stallone e non c'è Bud Spencer. Ieri stavo interrogato Anna. Che già è tanto, perché è una sera che non c'è uno di questi tre... E capita una volta all'anno praticamente, vero? Beh, dopo c'è anche altri, però possono essere tipo Jack Nicholson. Tuoi attori preferiti chi sono? Che profumo. Stallone number one. Oh, Stallone number one. Ragazzi, tra l'altro volevo farvi sapere che noi torneremo a Los Angeles presto. E con Tomas abbiamo escogitato che torneremo alla ricerca di Stallone, cioè ci sarà Alla ricerca di Stallone 2. Come ben sapete, l'ultima volta che siamo stati a Los Angeles siamo andati a casa sua, praticamente davanti a casa sua ci hanno quasi arrestato perché eravamo no, tipo stalker. Ma dai, eravamo lei, no, però tu davanti a casa sua che gridi please Sly, I love you. No, non detto I love you, no, però hai detto I came from Italy for you, please. Beh dai, magari stavolta lo troviamo. Dobbiamo soltanto trovare un posto dove lui va di solito, un ristorante, un bar. Anche se è un ristorante e un bar dove Stallone va di solito, probabilmente un caffè costerà tipo $40, non lo so, perché se ci va lui ho paura. Però in qualche modo dobbiamo trovarlo. Il film è finito, il mio occhio è ancora messo malissimo, ma spero domani di svegliarmi che sia già molto meglio grazie all'antibiotico. I gattoni stanno dormendo. Beh, vabbè che Audrey sta sempre là, non si muove. Gatto Denver è lì, entrambi ronfanti. E a questo punto io tra un po' vi saluterò. Dovrei andare in giro tipo un pirata per nascondere quest'occhio. Comunque tra un po' vi saluto, ma prima volevo fare una piccola parentesi. Non mi piace tanto parlare sempre di quando c'è qualche polemica o roba del genere, parlarne nei video, perché è molto meglio, e me lo dite anche voi quando mi incontrate, anche all'incontro al Cosmoprof me l'avete detto in tantissimi: Nico, non dare retta a quei commenti, non parlarne nei video, chi se ne frega delle critiche, tu vuoi bene come sei, non ti preoccupare. Quindi vi ringrazio tanto, perché può sembrare che magari dirmi queste cose non serva, non aiuti, invece aiuta tantissimo, perché se non fosse per voi, per la vostra positività, il vostro riscontro positivo, io non sarei qui a fare quello che faccio. Quindi
anzi è fondamentale per me avere il vostro supporto, vi ringrazio tanto perché mi aiuta tantissimo, e però anche oggi mi trovo costretta a a parlare di quest'altro fatto, perché io non ho niente da nascondere, quindi se c'è una cosa del genere, visto che ho ricevuto non tanti ma diversi comunque messaggi, mi fa piacere parlarne. Quando organizzo dei giveaway, già ve l'avevo accennato, ma quando organizzo dei giveaway su Instagram, adesso sto per farli anche su YouTube, ne sto organizzando diversi, quindi stay tuned. Però ogni volta che organizzo questi giveaway su Instagram ricevo, aspettate che mi metto un po' più comoda. Ok, ricevo sempre molte critiche eccetera, perché ogni volta che io estraggo una vincitrice c'è sempre un sacco di gente che non solo si lamenta. Posso capire, ovviamente partecipi, speri di ricevere qualcosa, poi alla fine vedi che non tocca a te, cioè scopri che non sarai tu che ricevi questi regali. Lo capisco che si può restare male, però dovete capire che ovviamente siete davvero in tanti a partecipare, quindi io cerco di avere sempre giveaway attivi in modo da dare più possibilità, cioè più possibilità possibili, più chance possibili di vincere, però ovviamente devo far... cioè devo trovare una persona a cui mandare il regalo, non posso mandarlo a tutti, quindi è quello che faccio io, è scegliere sempre una persona così a caso tra i commenti, controllo soltanto che abbia rispettato le regole. E l'ultima volta mi è arrivata, anzi ad ogni giveaway succede sempre così, ricevo, allora nel momento in cui comunico il nome della persona che riceverà a casa il regalo, perché sapete mi piace, li chiamo regali, mi arrivano sempre diversi messaggi con insulti, e la stessa cosa purtroppo, mi dispiace molto di più per la persona che riceve il regalo che riceve gli insulti, perché non ha scelto di esporsi, io bene o male sono su internet, ci sono abituata, ahimè, ma mi dispiace molto invece quando vanno ad offendere proprio la vincitrice, e questa è una cosa che è ormai, devo dire, prassi. Ogni volta succede che la vincitrice si riceva insulti di tutti i tipi, io idem, ma ripeto, ci sono abituata, non mi piace però quando succede a loro, e sono costrette a mettere il profilo privato dopo pochissimo perché si beccano insulti di tutti i tipi. E questo mi dispiace molto, e poi ogni volta mi capita... che di ricevere lamentele dicendo: ma questa ragazza, lei ha postato la foto del giveaway più volte. Ragazzi, le, tra virgolette, non sono regole, ma le cose che io vi chiedo per partecipare al giveaway sono tutte scritte nella descrizione. Non è mai stato tra le mie regole, tra virgolette, di postare la foto soltanto una volta. Forse qualcuno si sbaglia con altre youtuber, con altre instagrammer che fanno altri giveaway, non lo so. Io so solo che non ho mai chiesto di postare la foto al massimo una volta. I miei giveaway, se dico che basta postare la foto, cioè vi basta ripostare questa foto sul vostro profilo, potete farlo una volta, potete farlo 70 volte, potete farlo 150 volte, l'importante è che lo facciate una volta, l'importante è che venga fatto. Quindi mi è stato detto: no, ma noi abbiamo postato la foto solo una volta e le altre ragazze l'hanno fatto 15 volte. Ragazzi, nei miei giveaway non ho mai chiesto di postarlo solo una volta, quindi mi dispiace, ma non posso cancellare, cioè se ho scelto una persona non posso poi toglierle il regalo solo perché alcuni hanno capito male il regolamento, tra virgolette. Stessa identica cosa mi dicono: no, ma questa ragazza posta foto di altre ragazze. Ragazzi, tutti hanno la possibilità di ricevere i miei regali. Se una persona ha preso foto a caso di altri profili e le ha messe sul suo profilo perché magari è timida e non si vuole far vedere, io, la persona che ho scelto, controllo che segua me, controllo che abbia postato la foto sul suo profilo almeno una volta con il tag al mio canale, e che la entry sia arrivata prima della fine del giveaway. E questo è quanto, non ci sono altri regolamenti, quindi vi prego, io so che è difficile cercare di ottenere qualcosa e poi non ottenerlo, però capite, io so che posso mandare un regalo a una persona, però è proprio per questo che cerco di fare più giveaway possibili per poter premiare quante più follower possibili. Non dovete pensare che, cioè nel senso,
mi fa molto dispiacere, perché quello che voglio fare è semplicemente fare un regalo alle mie follower di cuore. E invece mi dispiace tanto quando mi viene detto: ma tu sei falsa e organizzi giveaway fasulli. No ragazzi, io comunque alle mie amiche i prodotti li regalo, quindi non ho bisogno di creare giveaway fasulli per regalare prodotti alle mie amiche. Se fossero davvero, perché a volte mi viene detto: queste persone tu le conosci e organizzi questa roba finta per regalare roba alle tue amiche. No, lo faccio comunque. Queste sono cose che io voglio regalare a voi che mi seguite. E tutti i giveaway che io ho fatto, ho spedito personalmente questi pacchi, pagando tra l'altro io la spedizione, ma voglio dire, ci mancherebbe altro, mi sembra il minimo farlo per voi, per fare un regalo di cuore. E la felicità di ogni singola ragazza, ogni singolo ragazzo che ha ricevuto qualcosa, per me è il top, perché riesco magari per lo 0,001% a restituire qualcosa di quello che mi date voi. Quindi so, io vorrei far vincere tutti, però se magari capita che il giveaway lo vince una persona, cerchiamo di essere felici per quella persona, ok? Sì, basta, era solo questo un piccolo discorso, scusatemi, un altro piccolo sfogo, ma io sono molto trasparente e non nascondo niente a chi mi segue, quindi se ci sono polemiche di questo genere mi piace parlarne, perché, ripeto, non ho niente da nascondere, quindi voglio chiarire subito le cose come stanno. E poi mi sono sentita anche diverse, cioè ho visto diversi messaggi che non erano carini, quindi non mi sono piaciuti, e cerchiamo di non trasformare una cosa positiva come un giveaway in una cosa negativa quando poi decidiamo una vincitrice. E niente, questo è quanto. Comunque vi prometto che ho un sacco di nuovi giveaway in arrivo, sia su Instagram che su YouTube, quindi stay tuned, vi piaceranno, vi anticipo solo questo. Io adesso mi metterò al, non so se sono a fuoco oppure no, in tutto questo video, non so se sono a fuoco oppure no, comunque io adesso mi metto al montaggio proprio di questo video, che è il videoblog che sto filmando in questo momento, e che sarà online appunto domani, venerdì, e poi noi ci vedremo lunedì con un nuovo video, quindi mia family, io vi auguro un buon weekend, oggi è venerdì, quindi godetevi questo weekend, uscite oppure statevene a casa, l'importante è che vi riposiate, che siate felici, lo sapete che io ci tengo sempre a sapere che siete felici, che state bene, scrivetemi se volete qualche tipo di video, qualsiasi cosa vogliate, lo sapete che io baso sempre i miei video sulle vostre richieste, quindi scrivetemi tutto nei commenti, ok? Bacio grandissimo, ci vediamo lunedì ragazzi, buon weekend, mi mancherete!